One Podcast. Ciao, dopo 10 puntate in studio con altrettanti ospiti, Nicola Macchione ed io siamo stati invitati all'ultima edizione del Salone del Libro di Torino per registrare per le persone presenti e adesso anche per voi una puntata speciale di Cazzi Nostri dal tema Le Dimensioni. Ok, vi faccio la battuta che farebbe Nicola Macchione. Preparate squadra e righello e buon ascolto. L'identità dei maschi, da sempre, è costruita sul mito del pistolero solitario. Nel Far West pericoloso, il gringo se la deve cavare da solo. E quando incontra un altro maschio, lo sfida con lo sguardo, sfodera la pistola e spara. E chi ce l'ha più grossa, o spara meglio, sarà rispettato. Questo lascia ogni maschio solo con la scoperta, l'accettazione e la gestione dei propri organi genitali e della propria sessualità. Solo 2 uomini su 10 si fanno visitare da un urologo e solo una volta arrivati ai 50 anni. Noi abbiamo voluto radunare i cowboy di oggi, metterli attorno al fuoco e fare quello che non si è mai fatto prima. Farli parlare delle loro pistole. Io sono Diego Passoni, sono con un medico specialista, Nicola Macchione, e questo è Cazzi Nostri, cose tra maschi. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, sono Diego Passoni di Radio DJ, normalmente. Sul portale One Podcast conduco un podcast assieme all'urologo Nicola Macchione che tratta di educazione affettiva e sessuale maschile. Il titolo del podcast è piuttosto esplicito, Cazzi Nostri. Questa è una puntata live jolly speciale che tratta del tema fondamentale che riguarda, diciamo così, il grosso dell'immaginario sessuale e affettivo dei maschi, le dimensioni del pene. Ci possiamo accomodare? Assolutamente. Possiamo fare un applauso alle dimensioni del pene, cioè al tema? Questa è la prima puntata che registriamo live. Sì, quindi grazie, insomma, di accomodarvi, vedo che il tema vi ha incapricciate, brave. Ragazze che sanno stare al mondo, che sanno cosa vogliono e sanno come prenderselo. E mi spiace che siano andati via un po' di ragazzi perché diciamo il tema riguarda molto anche quell'età lì, è l'età della full immersion. Partiamo da un concetto, i maschi si toccano il loro organo sessuale, il loro organo genitale, si toccano il pene, esplorano, soprattutto in quell'età di quei ragazzi che abbiamo visto poc'anzi, che sono tra la preadolescenza e l'adolescenza, in questo senso dicevo sono nella fase della full immersion, esplorano, toccano, tirano, allungano, strofinano, infilano e poi misurano. E subito dopo la misurazione c'è il confronto. Essendo tutto all'esterno, ciò che riguarda quella parte del corpo che improvvisamente ridesta attenzione e sensazioni, naturalmente porta non solo all'autoesplorazione, ma anche appunto al confronto. Probabilmente la guerra dei centimetri, e cito un articolo di Esquire, la guerra dei centimetri tra maschi nasce ancora prima dell'invenzione della stessa unità di misura. Noi contiamo in decimali, sessagesimali, non so se è per quello che hanno inventato i pollici. Ad ogni modo, prima ancora di sapere quanto fosse lungo, temevamo già che non lo fosse abbastanza. Ancora oggi, mi domando, l'autostima del maschio si misura ancora in centimetri? Diego, tu sai benissimo che la cosa va proprio così, no? Ne abbiamo parlato tante volte, prima di ogni puntata che ci fermiamo a registrare, diciamo che il nostro punto cruciale è proprio quello. Ci troviamo in una società che è abituata a misurare tutto, anche il piacere sessuale, e lo misura in centimetri, in quantità di liquido seminale, lo misura in tempo impiegato per raggiungere l'orgasmo o in durata dell'orgasmo. Tutta una componente performativa che pregna completamente la nostra vita sessuale e non solo, anche quella sociale di tutti i giorni. Questo perché siamo abituati, e io lo cito nel mio libro lì, nel momento in cui da
quattro zampe, siamo passati a camminare su due, ci siamo guardati di fronte, abbiamo scoperto che siamo differenti, gli organi genitali in primis, soprattutto nei maschi, e quindi lì è nato il dilemma della misurazione dell'organo genitale. Ti fermo perché quello che tu dici è vero, ma è vero anche che questo discorso, intanto le performance che hai indicato sono spesso un valore per i maschi, cioè la durata, la quantità di eiaculato, le dimensioni, sono certamente una tacca per il maschio e nel confronto tra maschi, perché poi se si dovesse parlare nel caso di rapporti eterosessuali dei gusti delle partner, non è detto che corrispondano sempre, ma per estensione è come se l'identità del maschio dipenda tanto, la propria autostima anche, da quanto riesce a convincere gli altri suoi simili, cioè gli altri maschi, che è maschio abbastanza. Cioè è un po' come se sono tanto più maschio quanto gli altri del mio branco me lo riconoscono, da cui millantare prestazioni sessuali, quella roba proprio da anche un po' da osteria, no? Ieri ho fatto, da bar, o per estensione mostrare, esibire grosse dimensioni, quando poi ci siamo vestiti, diciamo nell'evoluzione culturale ci siamo vestiti, però ecco, l'uomo non ha mai smesso di voler mostrare grosse dimensioni dell'auto, di un grattacielo, di una cravatta, del nodo alla cravatta. Un saluto agli assicuratori che ancora con vanto mostrano grossi nodi alla cravatta, come a dire di me ti puoi fidare, sono, no? Non vendo solide in realtà, com'era quella roba lì. No, detto ciò, hai ragione, effettivamente l'autostima del maschio in questo processo di crescita che lo vede da adolescente ad adulto passa anche per le dimensioni del pene. E le dimensioni del pene sono un grosso cruccio, soprattutto anche per i genitori. Questa è una roba che non abbiamo mai toccato insieme, ma pensa che 3 anni fa il New York Times, che è un giornalino mica da poco, titolava "Attenzione alle dimensioni del pene dei vostri figli". Insomma, c'è una sempre più maggiore attenzione da parte dei genitori a quelle che sono le dimensioni genitali dei propri figli. Tant'è vero che negli Stati Uniti esiste un grosso problema di genitori che somministrano ormoni ai bambini per ottenere una maggiore crescita dell'organo genitale. È un problema non da poco, anche perché molto spesso queste somministrazioni di terapie vengono fatte alla pene di cane e soprattutto senza alcuna autorizzazione medica e senza alcuna indicazione. Questo proprio è indice, è espressione di quanto l'idea della dimensione del pene come maschio che si afferma nella società sia estremamente radicata. Ma la cosa che mi ha colpito, vabbè, questa è poi, come dire, una deriva su quanto i genitori proiettino se stessi nei loro figli, ma è anche un altro tema, è un altro podcast, vi aspettiamo nelle prossime puntate. Per tornare però proprio sulle dimensioni, quando in quanto medico nel tuo ambulatorio ricevi dei pazienti maschi, adulti, c'è ancora, anche nei tuoi confronti, questo me lo raccontavi tu, quando un uomo va a farsi un controllo dal medico, c'è ancora quella specie di scioglimento di un imbarazzo che vuol sempre un po' dire no, ma dottore, di solito è un po' più grosso. No, no, quello sempre, cioè tendenzialmente la procedura è prima di spogliarsi 3 ore di maneggiamento per dire scusi, ma cosa cioè, può tirar giù le... No, no, ma sa, dottore, cioè, un po' di riscaldamento pre, poi dopo arrivi, tiri giù. Le giuro che solitamente non è così. E tu gli dici, guardi che non stiamo facendo nessuna gara, è semplicemente un check, stia tranquillo e non è un problema. Però tendenzialmente, perché poi l'organo genitale maschile effettivamente è un po' stronzo, no? Nel senso che si può dire sì. È un po' un organo che ti frega, perché poi in determinate condizioni tende a arretrarsi particolarmente, no? Metti la piscina, il freddo, c'è questo brutto tessuto che te lo tira dentro e sembra che lì completamente diventi inapparente. Ecco quindi perché in qualche modo l'uomo si sente però, come dire, in causa. La domanda è se anche davanti al medico che si occupa di quello e che tu sei andato a visitare proprio per avere un check, la certezza sanitaria del funzionamento corretto di tutto quello che riguarda quello che è anche l'apparato urinario, quindi non è che c'è solo quella roba lì.
come mai siamo messi maschi, mi rivolgo ai maschi presenti, a cui mando un caldo abbraccio, come mai siamo messi così male per cui davanti al medico che deve fare un controllo abbiamo vorremmo performare, cioè vorremmo comunque che si vedesse al suo meglio il nostro pene, ma perché? Cioè, ci mancano dei mattoni nella costruzione della nostra autostima. Dobbiamo correre a ripari, secondo me, a quanto prima. Assolutamente. Peraltro, culturalmente non è sempre stato così. Perché, e cito sempre questo articolo di Esquire molto interessante, nel passato noi abbiamo avuto, dal punto di vista culturale, ben altre visioni. Il profeta Ezechiele, che trovate anche nella Bibbia, che è 600 anni prima di Cristo, guardava con molto sospetto, anzi con fastidio, dei membri maschili molto grossi, li paragonava a quelli gli asini, dei cavalli. Asini, cavalli, diceva questo è un orrore. Il mondo greco è un mondo che dimostrava la perfezione del corpo anche, della divinità, con dei membri maschili piccoli, perché non era l'istinto sessuale a dover vincere e rendere quindi divina una creatura, ma era la razionalità, la volontà, era ben altro, no? In Oriente contemporaneamente era molto diverso, il culto indiano, cinese, del pene grosso invece era molto diffuso. Ecco, nella Magna Grecia, da cui veniamo noi, tra Etruschi e Romani, abbiamo delle prove tra Ercolano e Pompei, dei murales straordinari, con dei peni enormi, no? Che sono sopravvissuti anche alla colata lavica, Priapo, insomma, non lo so se viene da lì. No, io credo che onestamente venga tutto dal percorso storico dell'organo genitale, no? Se voi, e anche l'antica Roma ci ha messo il suo, e appunto, i romani ci hanno messo il loro. Priapo in effetti era una divinità dall'organo spaventevole, ma la questione era ben diversa, cioè serviva per scacciare i ladri. Era un organo utilizzato e messo a lato del campo o della casa a protezione. E voi che credevate? Ecco, appunto, non erano scacciapensieri, ma erano scaccialadri. Poi in realtà, appunto, come i greci insegnavano, l'organo nella sua dimensione grossa era l'organo dei satiri, quelli che non riuscivano a controllare la razionalità. Quindi avevi perfettamente ragione quando dicevi è cambiato il termine culturale della dimensione. Però dottore, lei è qua anche per, cioè noi siamo qua in generale per parlarne, ma lei è qua per tranquillizzarci. Tanto lo so, io li vedo gli occhi dei maschi, a un certo punto diamo dei numeri che tranquillizzino. Assolutamente, li diamo subito, no? Tutti lì aspettando il numero. Evitando io di venire a chiedervi dei numeri a voi, perché vi voglio bene, no? E quindi, anche se ci farebbe un gran bene, perché è un numero che non rappresenta niente del valore che siamo come persone. Ma ci arriveremo pian piano. È la prima stagione di Cazzi Nostri, è la puntata Jolly, abbiamo finito con questa. Quindi coroniamo con dei numeri confortanti. Allora, in realtà di numeri ne abbiamo sparati tantissimi, a partire dalla scienza. La scienza tira fuori ogni mese un numero diverso delle dimensioni medie del pene. Chi guarda un po' di articoli a un certo punto vede che un gruppo di autori londinesi pubblica una roba, un gruppo di autori italiani. Recentemente qualcuno dice negli ultimi 30 anni è cresciuto del 24%. Era la notizia con cui volevo chiudere. No. Allora non lo dico, Mi hai rovinato il finale, dottore. Vabbè, allora non è una bella notizia, ve lo dico, ma ve lo dico dopo. Ce lo dice... Non è una bella notizia, per però dirvi come siamo. Ti chiedo scusa se ho spoilerato. Comunque, detto ciò, ognuno dice una roba differente. Credo che ci sia un po' di ritorno. No, non siamo noi. Non siamo noi. Bene, in realtà lo studio più importante in merito alle dimensioni del pene arriva dal King's College di Londra, dove 15.000 uomini sono stati misurati, possiamo dirlo tranquillamente, da personale specializzato che salutiamo. Che salutiamo. A ognuno fa il suo mestiere. Loro hanno misurato 15.000, comunque fa ridere, 2, 3, al quarto, al decimo non ne puoi più. 15.000,
tanta roba, insomma. E facendo una media pesata di 15.000 erezioni, hanno notato, tra l'altro, una città cosmopolita come quella di Londra, quindi anche mischiando in qualche modo l'etnia e l'origine dei partecipanti, hanno terminato dicendo la dimensione media del pene eretto è, e vedo i cellulari che si alzano, 13.1 centimetri. Olè! Tutti salvi, quindi state tranquilli, siete tutti salvi. No, detto ciò, effettivamente questa era la media venuta fuori da 15.000 uomini dove la fermati, perché vedo gli occhi che fanno così, che stanno facendo dei conti. No, state tranquilli. Tutti tranquilli. Scusa, no, 13,1. 13.1. 13, dai. 13, dai, boss. Adesso, abbonato. Dobbiamo tranquillizzare. 12,9. Per me 11 va benissimo. No, per dire. Bene, comunque 13 centimetri è la dimensione appunto media che è venuto fuori da questo studio statistico. Detto ciò, però, esistono altri studi che alzano un po' la media, ma sono tutti basati sull'automisurazione. E qui casca l'asino. Ok, quando si parla invece di automisurazione, cioè quindi quando siamo a casa tra le nostre mura domestiche e giochiamo con il centimetro... Prendete il righello didattico. Ah, non l'abbiamo distribuito? No. Non avete... dove sta? Ma perché adesso il dottore ci spiega come si, cioè scientificamente come si misura. Non c'era il righellino cazzi nostri? Tanto questo... Ecco, il righellino cazzi nostri. Oh. Abbiamo anche fatto... No, per la prossima stagione è un gadget. Però possiamo... Cioè, lo facciamo. Vabbè, facciamo quello morbido, così puoi fare anche le circonferenze, perché tanto ragazzi vi conosciamo. Detto ciò, praticamente le automisurazioni sono un po' più positive, infatti arrivano a 15,5, 15,6, insomma. Che faccio, cioè, lascio? Ci sono quei 2,5 centimetri di differenza che fanno un po', come dire, lavorano sull'autostima in quel caso. Detto questo, come si misura un pene eretto? Un pene eretto si misura scientificamente partendo dorsalmente, quindi da sopra. Supponiamo che questo sia... No, qua. Usa la... Sei molto positivo. Supponiamo che questo sia... No, perché il microfono così... Allora, te lo tengo io, il fallo didattico. Il pene didattico. Si porta la parte iniziale del metro sull'osso pubico e poi si misura fino alla punta del grande... l'intero organo. Ovviamente non puoi spingere dentro fino a toccare la vescica, insomma devi star tranquillo, sereno, non ci sono problemi. Scusa, sopra o sotto? Da sopra, dorsalmente. Mentre il diametro è la porzione più larga, che non deve essere il glande, ma insomma quella regione lì. Questo giochino qui non serve per capire se siamo uomini abbastanza, serve solo per tranquillizzarvi e dire guarda, scientificamente rientro in quella media, anche perché il 98% dei maschi al mondo ha un pene normale, quindi un applauso, perfettamente tranquilli. Un applauso. Non è scontato questo applauso, perché ci stiamo ridendo, ma il fatto che un po' ci venga da ridere dimostra che siamo comunque adulti non così confidenti con l'argomento. E il fatto che il 98% dei peni esistenti sia nella norma non mi tranquillizza per niente, per il fatto che comunque la questione della dimensione e dello sperare che ci sia un modo, poi ne parliamo, continuamente desiderare che magari sia cresciuto, che ci sia un modo per accrescerlo, per ingrossarlo, faccia parte dei desideri profondi, anche non espressi, del maschile. Cioè, c'è in mezzo un problema di... c'è sfuggito in qualche modo, mi viene da dire di mano, ma... Parliamo di quel 2% di dimensioni sotto le quali oggettivamente dal punto di vista scientifico c'è un problema. C'è stata una serie televisiva su Netflix che si chiama Scam, che è una serie di grande successo che ha raccontato l'adolescenza di oggi. Ogni stagione si è concentrata in particolare su uno dei personaggi di questa compagnia di studenti del liceo. E l'ultima stagione è stata quella che si è dedicata a raccontare la storia di Elia Santini, il personaggio interpretato da Francesco Centorame, che soffre, il personaggio, di ipoplasia peniena, che è una disfunzione per cui questo ragazzo nell'adolescenza, nel periodo in teoria che dovrebbe essere il più felice per la scoperta della sessualità oltre che dell'affettività,
viveva pieno di bugie e di solitudine perché non sapeva come affrontare la questione di avere un pene piccolo. Quello era un caso, cioè uno di quei 2%, giusto? È un caso dove si parla di micropene ed è una condizione clinica nota, conosciuta, che ovviamente viene affrontata sin dall'infanzia attraverso terapie adeguate per far sì che l'organo genitale raggiunga quella dimensione, che rientri nel 95esimo percentile, no? Quante volte avete sentito, voi mamme soprattutto, è nel 95esimo percentile, cioè vuol dire che sono quei parametri che la comunità scientifica considera standard, quindi parametri di crescita che rientrano in quelli che sono per etnia e per età quelli della popolazione generale. E in quel caso ovviamente si agisce in modo tale che quella condizione non si verifichi, ma non perché quella condizione sia socialmente deprecabile, semplicemente perché quella condizione può darti dei problemi nella vita sessuale, perché effettivamente un organo genitale al di sotto di quelle dimensioni, che sono gli 8 cm in erezione, può dare dei problemi nell'aspetto riproduttivo, quindi strettamente riproduttivo. E non parlo di piacere, perché le due cose non vanno di pari passo. Grazie, che questo sia chiaro, perché poi questa ossessione per la, come dire, l'equivalenza, una grossa dimensione, sessualità appagante, non esiste. A parte perché tutti noi, voglio dire, evito anche qua di fare un giro di domande, ma insomma, no? Sappiamo benissimo nella nostra esperienza personale, ma anche perché vorrei citare un uomo, un maschio che, devo dire, qua in Italia se ne è parlato non abbastanza, ma non è un caso, un uomo molto famoso che si è fatto testimonial di se stesso. Conoscete tutti il cantante Enrique Iglesias, figlio di Julio Iglesias, insomma, uomo molto sexy, amatissimo dalle donne, faceva queste canzoni, queste ballad latine, lui bellissimo, che a un certo punto ha fatto il testimonial per un'azienda di preservativi, in particolare per la taglia XS, dicendo io sono un portatore di pene small, peraltro lui sta con una tennista di fama internazionale, di cui non ricordo il nome, la Kournikova, come dire, donna virago, quasi inarrivabile, fantasia anche sessuale di molti maschi eterosessuali, la quale ha detto: non sono mai stata così appagata sessualmente come con lui, tant'è che sono sposate, hanno dei figli. Questo è un caso che secondo me avrebbe meritato di girare di più, quantomeno per condividere esperienze che non sono quella che ancora ci tramandiamo, ahimè, di amico in amico, di padre in figlio, di fratello in fratello, per cui è la gara. Assolutamente, anche perché ragazzi esistono fior fior di studi che dimostrano che il piacere non è legato alle dimensioni del partner maschile, soprattutto il piacere femminile. E tra l'altro un sacco di donne che fanno tra l'altro c'è una cosa molto interessante, è stata fatta una recente indagine da una pagina tutta al femminile dove veniva chiesto alle donne le dimensioni contano, e il 95% ha risposto sì, contano. E a quel punto ovviamente hanno detto: ma quali dimensioni contano? E si è scoperto che in realtà contano delle dimensioni che sono bene al di sotto della media che un uomo ha nella testa di quello che è il proprio organo genitale. Quindi è vero che contano, ma contano quelle giuste, non quelle che in realtà il mondo è abituato a mostrarci. Il vero dramma, come diciamo sempre con Diego, è il problema educazionale. Oggi l'educazione arriva direttamente, anzi la conoscenza arriva direttamente da questo strumento nelle mani di tutti, senza alcun filtro. Scusa, lo dico per chi ci ascolta, sta impugnando un telefono. Okay. Sì. No, perché... Ah sì, giusto. E praticamente arriva attraverso uno strumento che non conosce filtri, o quantomeno che può essere senza filtri. E quando questa conoscenza arriva al diretto interessato, che non ha gli strumenti, e qui immagino l'adolescente, il ragazzino, per capire effettivamente quello che sta vedendo, e vede tutte le performance da Cirque du Soleil che girano sul porno, comunque sui film o sulle dicerie, certo. Vediamo ogni giorno sui nostri schermi, effettivamente quella roba lì ti crea un'ansia da prestazione, no? Perché ti fa sentire un po' una persona che non può farcela. Questo ha due grossi aspetti: da un lato
ti fa venire delle turbe e, o quantomeno ti fa venire dei dubbi, e qualcuno che è un po' più strutturato ne parla con i pari, ne parla con i genitori, ne parla con il medico. Dall'altro lato ti porta a chiuderti in se stesso e quindi dall'altro lato ti rende timido, ti allontana dal sesso. Tra l'altro, vedi, ultimi dati, 25% dei maschi e delle donne non hanno rapporti sessuali. Questa è un'altra roba tremenda. Grazie, quindi, dottore. Quindi era per dirvi che effettivamente il problema è culturale, ma anche educazionale, perché se qualcuno a scuola ci venisse a dire durante l'età adolescenziale, guarda che 12 centimetri, sei sicuro, tranquillo, sereno, va benissimo, probabilmente avremo persone meno tristi in giro da adulti. Sì, è proprio così. Se qualcuno ci dicesse da subito quello che hai andrà benissimo per essere felice tu e le persone con cui starai, che siano donne, che siano uomini, che siano entrambi, e potrai sperimentare la sessualità e poi magari l'amore nel caso, ma poi si vedrà un po' l'uno, un po' l'altro, forse solo uno, forse solo l'altro, e potrà essere bellissimo. Tant'è, e lo dico a voi che siete qua, ne approfitto, tutto questo progetto, questo podcast nasce nel momento in cui, facendomi visitare dal mio urologo, chiacchierando in generale sulla questione, la cosa che mi ha detto è stata, e lo diciamo nel trailer del podcast, diciamo, la comunità scientifica prevede che un uomo a 50 anni vada una volta all'anno almeno a farsi controllare per prevenzione dall'urologo, dall'andrologo. Dei cinquantenni ad andarci sono 2 su 10. E si potrebbe cominciare anche a 40, ma quello che Nicola mi ha detto è stato: io da medico vorrei che quando si ha un figlio maschio lo si portasse in preadolescenza, in pubertà, nella prima pubertà, da me, così come si porta una figlia femmina dal ginecologo. Immaginate come sarebbe tutto più facile se un ragazzino in preadolescenza conoscesse il suo urologo, in modo tale da avere una figura maschile medica di riferimento per tutto ciò che riguarda quegli apparati che da quel momento in poi saranno sempre più importanti, perché è l'età in cui vengono a bussarti al mattino e non ti lasciano fino a che sono gli ultimi a salutarti la sera, e coi quali avrai a che fare per rapportarti in tutte le situazioni della tua vita. L'invito che vi facciamo, non smetterò mai di farlo quando parliamo di questo podcast, è proprio questo: di andare a casa dai vostri maschi di riferimento, dagli affetti stabili di genere maschile, e dire: ti prenoto la visita dall'urologo, qualunque età abbiano, senza che possano decidere. Grazie. E poi soprattutto, bravissimo, cioè Diego, questo era il punto da cui è nato il progetto, ma poi soprattutto a tutti, mamma e papà, parlate ai vostri figli e parlatene senza il pudore che ci hanno insegnato, che ci hanno inculcato, perché quel pudore crea dei danni enormi. Quel senso di pudore che ci hanno inculcato porta a chiuderci dentro, ognuno di noi, nella stessa famiglia, a non parlare delle cose che ci accadono, ci succedono, e anche di quelle più intime di cui abbiamo bisogno di sapere e di confrontarci, proprio perché il confronto tra pari purtroppo non dà frutti, perché i pari sono allo stesso livello in cui ci troviamo noi. Ecco perché ce ne siamo accorti anche sui social. Assolutamente. Cioè, spesso lo sapete. E se posso dire, siccome ce l'abbiamo questa figura professionale, ce l'abbiamo nel sistema sanitario finché ce l'abbiamo, gratis, nel momento in cui non vi sentite in grado, a vostro agio, ad affrontare l'argomento, prendete vostro figlio per mano, glielo mettete davanti e dite: dottore, lei è pagato anche per questo, prego. E fate fare a questi medici il loro santo lavoro, è l'occasione migliore. Detto questo, avevo anche degli aneddoti su coloro che hanno tentato in tutti i modi di ingrandirsi il pene, con esiti pessimi. Uno voleva entrare nel Guinness dei primati, poi hanno scoperto che se l'era allungato, vabbè. Sì, una storia tragica, anche perché poi qual è il problema? Il problema è che, essendo il
pene grosso ormai in qualche modo a livello societario, quello che ti fa diventare il maschio dominante del gruppo, c'è gente che ci prova, no? Sì. ci prova in tutti i modi. Comunque, per dirvelo, chi ha il Guinness dei primati, ve lo dico, tanto vi interessa, il pene più grosso del mondo ce l'ha un 52enne Jonas Falcon, 24 centimetri sull'attenti, e se lo cercherete, lo troverete. Ha fatto anche la comparsa in certe serie TV tipo Melrose Place, dove però faceva tipo il cameriere, quindi probabilmente aveva anche altri talenti, ma purtroppo, cioè, a quel punto lì non ci sarà mai nessun talento così grosso. Tra l'altro è un talento inutile, perché a quanto mi risulta non ha una vita sessuale appagante, ovviamente. L'ultima cosa che volevo dirvi è, sì, secondo i dati recenti la dimensione del pene starebbe aumentando considerevolmente, ma tutto questo a causa dell'inquinamento. Quindi neanche questa è una buona notizia. Anche quello è una buona notizia. Grazie a tutti per essere stati qui con noi. Ascoltatevi Cazzi Nostri su Spotify, One Podcast e l'app di Radio DJ. Nicola Macchione. Diego Passoni. Grazie. Se vuoi fare una domanda o vuoi raccontarci la tua storia, cazzinostri@dj.it. Cazzi Nostri, cose tra maschi, è un podcast scritto da me, Diego Passoni, e Gabriele Lampugnani, con la presenza del dottor Nicola Macchione. Riprese e montaggio Giulio Rondolotti, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.